Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Allora, per fortuna non ci è voluto troppissimo, diciamo una ventina di minuti per sta quest cercando sti cavoli di gatti. E questo dovrebbe essere l'ultimo. Questo qua sopra, che era sopra il tetto vicino alla forgia. Ok, adesso torniamo là al tempio. Consegnarli alla sacerdotessa. Che poi, tra l'altro, non era preoccupata per i morti, era preoccupata per i gatti che si erano persi nella città. Ma va bene, dai. Insomma, riconsegniamo questi 6 gatti. Poi una delle cose più fastidiose è stato il fatto che non sempre ti prende la selezione e che poi magari ti va solo un personaggio, quindi devi poi ripigliarli tutti non è comodissimo come hanno gestito il fatto di prendere le cose, perché va solo uno. Ok. Dai, facciamo la terza. Vorrei rispondere alla seconda, ma un poco gentile. Era una mia responsabilità perché ho creato il disagio. Run from responsibility. I am glad to have met someone who does not. Grazie. Do you need anything now that this task is complete? A posto. Andiamocene via da Memphis e speriamo di... No, l'unica cosa positiva effettivamente è che ho trovato 2 casse cercando i gatti che effettivamente prima non avevo visto. E c'erano anche dei libri degli schemi di crafting, per cui buono quello. Che non fosse stato per la rimissione dei gatti, ce ne saremmo andati per sempre senza consultarli. Leave. Con gran gioia. Con gran gioia. Spero tanto di non essere tutto sbrilluccichino. No, teoricamente dovrebbe essere fissato. Dovrei aver cambiato il nuovo setting del green screen per essere sicuro di non essere di nuovo tutto trasparente. Ok, allora. Detto ciò, dobbiamo andare a fare la missione di pacificazione, la ve. Tax collector. No, non voglio liberarlo, deve morire. Parla al primo Spirus. Va bene, c'è altro che da fare. L'Afrorum sta tornando all'outpost. Per cui pausa e mandiamo l'Afrorum là. Pausa e mandiamo. Sì. Diamo la forma a questi hunting ground qua. Questa roba. C'è un accampamento con una oasi, una piccola famiglia. Ok, il padre di famiglia è un guerriero. Allora gli chiediamo, cosa stai facendo qua così lontano dalla civiltà? Non vuole parlare. Niente, vuole andare in pensione. Allora ti sei guadagnato la tua pensione, non avrai nulla da temere da noi. Va bene, ci ho dato un po' di acqua, ma...
Allora, entriamo ad Eliopoli più che altro per stabilire la missione di pacificazione. E se tutto va bene, dopo questa ci siamo di nuovo all'assedio di Alessandria e fine della parte dell'Egitto. Mi immagino, cioè c'è stata tutta la parte di Grecia, il piccolo pezzo a Roma, tutta la parte dell'Egitto che è stata in Asamones e l'Egitto, e poi torneremo a Roma, mi immagino, però mi sa che non finisce là, mi sa che ce n'è ancora parecchio da vedere. Allora, andiamo a parlare con Tullius Oreses. One of our storage outposts was attacked last night. A Va concentrated assault bene. carried. Are we ready, Legate? The men are hungry for battle. Of course, Legate. Non adesso. Guess Capo, we'll meet abbiamo altre again. robe da fare. Ce lo sai, me l'hai appena detto che dobbiamo pacificare la regione. Outpost management. Allora, no, quello sta ancora facendo replenish. Upgrade. Ancora non possiamo fare l'upgrade perché ci serve un iron mine, due legni e una tannery. Potremmo spendere una tannery e cioè potremmo spendere due tannery e due fattorie. No, una tannery e una fattoria. Quanto costa questo? Decrease treatment time. No, no. No, no. Si aspetta. Il mercato non c'è. Ah, no, 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 no. Wait a second. Garrison, dobbiamo refillare i tizi? Sì, e in più dobbiamo pigliare un tizio nuovo. Ci starebbe bene qualcuno che non ha scudo. Questo? Ok. Anything good. You don't want to be remembered as the Vada. man who burnt down the library of Al. Peccato che è morto quell'altro, però è andata così. Ce la facciamo in questo episodio a fare anche. Mi sa che durerà un pochettino più lungo perché se dobbiamo fare la pacificazione. Dipende da com'è la pacificazione, ma dov'è che è? Lassù. Cavolo, dobbiamo andare dall'altra parte. E ti ho detto di andare là. Non la prende, forse perché non conosce il posto. Bravi, gli affrono che stanno facendo hunting ground, ok. Ok, se conosco il posto posso andarci. Sono Milestone? Sì. Buono. Certo ci siamo persi, spero di no. Ora dico la missione. Allora, Julia. Che è the best in the world. Ma no, la tizia, la gattara? Boh. Ah, c'avevo il Sagittarius via. Vabbè. Vado così.
abbiamo venduto quelle razioni, abbiamo fatto quei 4K perché tra replenish, il comprare il nuovo tizio, cioè arruolare il nuovo tizio, ne sono andati di soldi, eh. If we can prevent those guards from reaching their encampment, we can take them by surprise. Pick the running enemies. No, facciamo così perché quelli corrono meglio, mi sa. Fadi. Vai. Ancora non è che... Non è che... Vabbè. Non è caduto, ma non è un problema perché quello ha un... Sì. Come immaginavo. Immaginavo. No. Era giusto. Lui non ha più movimenti possibili. Lui ha ancora 4 movimenti. No, ma ha senso che resti là comunque. No, questo non dà l'inspire, per cui... No, quello è quello che dà l'inspire, questo non ce l'abbiamo nemmeno. Sì, mi hai fatto un po' di danno, hai ragione. Però c'è quello che... No, non ce l'ho quello... che dà il doppio se il tizio...
Riesco a vederlo. No. Ma faccio come andarla qua. Vai. Oh, Anubis and lad, judge me fairly at the scale. Andata. Vedo che c'è questo che è rimasto indietrissimo. Forse è più comodo che Kalida venga qua dietro in realtà. Però prossimo turno. Adesso mando avanti lui. Vediamo se si triggerano. No, non ancora. Allora sfondate. Da fare. Ah, ancora non ce l'ho sgamato. Spacchiamo questo affare qua. Con quelli aspettiamo. Metterei più che altro Giulia qua. Vai.
Aia. Aia. Te la rischi? Se prova a scappare, ci crepa. Allora. Ok, tu fai un piccolo shiv qua. Benissimo, non ho tutti attaccato però. A questo punto Yulia... Ti direi secca. Scendi. E proviamo così. Ci ho riscommesso che faccio il giro. Aia. Allora, intanto... facciamo sprecare il... attacco. Allora... no, aspetta un attimo Giulia, vediamo un attimo prima come si evolve la situazione. No, sono scappati, vabbè. Erano sufficienti quelli, allora, verosimilmente. Vadi. Che è successo quella? Ah, no, ribaltato storto. Non riuscivo a capire che cavolo stava succedendo. Niente casse, niente cose. Ah no, ok, c'è una cassa qua. E cos'altro? C'è qualcosa su questo? Sì, c'è quello, è un'altra cassa. Poi c'è un gladio. Ah no, c'è una cassa anche qua. Si bloccano, e questo è il fastidio di queste cose qua, che se, devono aspettare uno che vada, però
Però si muovono tutti, poi ci sono le scale, devono fare tutti la fila per le scale. Sto pathfinding qua non è un granché. Adesso vanno tutti. Adesso ne va uno solo. Ma boh, è andata. E direi che anche per questo episodio, probabilmente. Allora, io farò che prendere tutte le zone qui circostanti. E niente, sistemare tutto. Poi ci vediamo nel prossimo episodio, in cui sarà verosimilmente la sede di Alessandria. Perché non penso che ci sarà qualcos'altro di necessario. Adesso il settore è conquistato perché è pacificato. Cosa abbiamo? Abbiamo delle zone da prendere. Abbiamo due fattorie. E boh. Quindi io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata.